Bella a tutti ragazzi, io sono qui, penso che possiate vedermi. E oggi faremo un giro in bosco con le biciclette. E così, allora adesso partiamo. Vieni cameraman. Andiamo. Su questa scarpata qua forse faremo, forse non faremo, no, solo le marchette, cioè come vedete qua c'è da portarle a mano. Poi troverete delle belle, forse qualche caduta da parte mia sua. E se non l'avete capito, nel mio canale si parlerà prevalentemente di biciclette e di mucche, di tutto. Il mio nome lo conoscete già e lui fa andare in bici così. Allora adesso il mio cameraman mi sta indicando ma non capisco. Parla Enes, vai a vedere, dai cretino, parla voce come prima. Allora, un cretino. Allora, dimmi, con la voce tua. Non ti filmo. Con la tua voce, se no ti filmo. Là, i funghi. Ah, sì, bravo, i funghi. Di qua ci sono già i funghi. Appunto, qua sono già i funghi. Poi lì c'è il ruscellino. Siamo, come vedete. Specie montagna. Sì, appunto.
E quella è la sua bici e questa è la mia. Sì, vedete, ho il cestino per fare i video, cioè là dentro ci appoggio il tablet e così via. Allora, lì c'è un esemplare di mio amico che non vi ho filmato la faccia, e là c'è un albero, non andiamo so. A fargli vedere il ruscello. Sì, andiamo a fargli vedere il ruscello, se no non è contento il mio amico. Sì, io sono ancora in bicicletta e lui a piedi. Guardate la bellezza. È bellerrimo. Proprio. Una volta bevevamo da questo lago. Appunto, una volta venivamo da sto lago. Tagliavamo alberi. Perché vedete, tipo, questo, cioè, se me lo chiedete, è veramente. Quell'albero, quello lì, rotto, no, l'abbiamo rotto noi, però poi lì ce n'è uno. Se volete vi facciamo vedere un po' di tronchi. Venite. Appunto. Allora, cameraman! Ieri c'ho me la fotocamera. Ok, ciao. Grazie. Quando dobbiamo fare cose abbastanza alte come la voce... Io non finisco di parlare di dialetto veneto finché non ho finito la fame, perché mi ha fastidio. Mamma mia, mi investe sto qua. E se non ci credete, guardate tu. Guarda, li abbiamo spezzati perché c'era la sega qua. Appunto. E questo è il nostro bosco. Non è nostro, stiamo scherzando. Però il bosco cardorino, diciamo. Come vedete è molto bello, si può fare anche molti giri. Vi faccio notare quanti alberi abbiamo tagliato. Sì, ne avremo tagliati su una ventina. Tutti gli alberi là, abbiamo lasciato le tombe. Tutti quelli sbragazzati. E quello là, vedete? Li abbiamo tagliati tutti. Allora, potrò prendere la bici se no me la rubano. Sì, nel bosco. Nel bel mezzo del bosco. Come vedete, purtroppo non è tanto curato. Come vedete, forse lì c'è un rifiuto. Ma tornando a noi, come, cioè, questi li abbiamo lasciati qua perché per ricordo, diciamo, del bosco. Perché ne abbiamo tagliati veramente tanti e quello è il più grosso, cioè è quello che abbiamo fatto più fatica, perché praticamente l'albero era altissimo, no? L'albero ha fatto così, boom! Si è impiantato là sui rami degli alberi e poi abbiamo dovuto non tagliare i rami degli alberi perché era troppo pericoloso, no? Abbiamo chiamato mio papà con la motosega che segasse via, che facesse tutto rambaralam. Alla fine abbiamo smesso perché mio papà ci ha vietato. Allora adesso andiamo per... aspettate che metto la fotocamera nel coso di Enes. In realtà Enes è il mio altro amico, questo si chiama un altro nome che vi dirò. Allora, no, state tranquilli, non si chiama Enes. Ha un altro nome che comincia con la M, che è simile al mio. Il suo soprannome è Enes. Neanche. Una volta meglio. Real! Avete visto? Sto qua, rischia di cadere un botto. Anche noi stupidi che veniamo con i tablet più costosi dei boschi. Adesso vi dico solo che è uno degli ultimi tablet della Apple. Un po'
perché sono io contabile. Vai. Molto pericoloso. Dopo vi spiego perché ho coperto la fotocamera. Non va giù a piedi. Basta coprire la fotocamera. Basta coprire la fotocamera. Basta. Adesso magari si disiscrivono. Perché hai coperto la fotocamera? Perché c'era una signora.